Bene, adesso do la parola a Franca Cohen, co-presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo e vicepresidente di Religions for Peace, sezione italiana. Grazie Franca di essere qui con noi. Buonasera. Allora, dall'abbraccio e dalle fotografie che ci siamo dati il 25 di febbraio davanti al Senato, finalmente ci rivediamo adesso con la senatrice Valeria Fedeli, che aveva voluto salutarci visto che non avremmo potuto incontrarci allora. E sono molto contenta di essere, diciamo, se non in casa del Senato, con l'ospitalità del Senato e con molte delle amiche, perché a cominciare da Raffaella Di Marzio, poi anche tra le persone che hanno parlato, con tante ci sentiamo spesso. E allora io parlerò di questi due miei ruoli. Uno, quindi, è questo coordinamento della rete italiana di donne di fede, di Religions for Peace, che è formata da rappresentanti osservanti di diversa fede, il cui obiettivo è quello di considerare stili, usi e regole che nelle diverse religioni producono e legittimano l'ineguaglianza di genere e di porre in evidenza l'impronta patriarcale e androcentrica che pervade le consuetudini che si sono imposte. E quindi giusto alcune attività. Nel 2015 questo gruppo ha partecipato a Milano all'Expo sul cibo e nel 2017 a Roma Villa Borghese per il Villaggio per la Terra sul tema ecologico e poi di nuovo varie altre manifestazioni. Una interessante era intitolato nel 2014 Un tetto di pergamena, che voleva parafrasare il tetto di cristallo delle femministe. E in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani, un convegno sulla parità dei diritti uomo-donna nel nostro secolo. Tutti questi sono stati portati avanti con le scuole, con i ragazzi delle scuole. Il prossimo 7 settembre, che poi è dopodomani, in Campidoglio, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Roma, abbiamo organizzato un convegno, spero che lo sappiate già, che siate stati informati, sul tema delle coppie miste interfede. È intitolato Uniti nella vita, diversi nelle fedi, e ci saranno interessanti testimonianze di sposi o di coppie di questo tipo. Spero di incontrare chi di voi vivono a Roma e sullo schermo altri di voi. E questo progetto, questo non è soltanto un incontro, è un progetto che si propone attività nelle scuole per approfondire il discorso delle seconde generazioni delle coppie miste, che saranno la base poi dei cittadini italiani. Riguardo invece la mia presenza qui in veste ebraica, quale presidente della Federazione appunto italiana dell'ebraismo progressivo, volevo informare che anche in Italia da alcuni anni esistono comunità progressive. Molti preferiscono il nome o conoscono meglio il nome riformate, come in altri paesi europei, e naturalmente come in Israele, e naturalmente come negli Stati Uniti, dove la riforma nata in Germania nei primi dell'Ottocento si è poi sviluppata maggiormente. Le comunità progressive si sono situate a Roma, a Milano e a Firenze e si confrontano con le comunità tradizionali ortodosse che sono associate, e questo lo sapete tutti, con l'intesa per l'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E in Italia ci sono le intese, ecco perché, come diceva prima Falà, non essendoci una legge sulla libertà religiosa, è chiaro che essendoci già un'intesa, diventa più difficile per un altro gruppo poi affermarsi. Adesso volevo informarvi, perché può essere interessante, quali differenze comportano questi due approcci, ortodosso e riformato, naturalmente riguardo alla donna. Allora, i doveri o le prescrizioni, e non spaventarti Raffaella, perché proprio sono 15 minuti precisi. Non mi spavento, tranquilla Franca, tranquilla. I doveri e le prescrizioni della Torah, in ebraico si chiamano mitzvot, queste prescrizioni, cioè i nostri doveri, di un ebreo, sono 613, di cui 365 sono positive, queste prescrizioni, questi doveri, e 248 negativi. Di questi, la donna ha
l'obbligatorietà dei precetti negativi, ciò che non si deve fare. Riguardo ai positivi, sono esclusi tutti quelli che si riferiscono al sacerdozio, al santuario, i quali non sono più attuabili nemmeno per gli uomini, perché si devono, per gli uomini non essendoci più un santuario naturalmente, e quelli quindi che si devono, allora, quelli che si riferiscono al sacerdozio sono esclusi alle donne e quelli che si devono compiere in un tempo determinato, in quanto la donna ha compiti diversi, sono quelli di accudire i figli, di accudire il marito, di accudire gli anziani. I precetti prettamente femminili sono tre. Si chiamano Nidà, le luci sabbatiche e la Halah. Che cos'è la Nidà? È la purificazione attraverso il mikve, attraverso il bagno rituale a seguito delle mestruazioni. È l'accensione delle luci dello Shabbat e delle feste ed è la preparazione della Halah, e cioè del pane Shabbat. Sembrano poche cose, ma la Nidà è la nascita, l'accensione delle luci è la luce della vita e la Halah è il nutrimento ed è il ricordo di tradizioni, appartenenza al popolo. Però il diritto dovere dello studio e della lettura della Torah, del rotolo della legge, non è precetto legato al tempo. E allora perché le donne sono state escluse in molti periodi storici? E a volte allora è stato persino precluso lo studio, pur avendo loro un ruolo educativo nell'ambito della famiglia. Perché il ruolo maschile è nello spazio pubblico e il ruolo femminile è nell'intimità. Quindi tu puoi insegnare ai tuoi figli nella famiglia, ma non tenere una conversazione con un pubblico maschile. Inoltre la virtù della donna è la modestia, quindi il protagonismo pubblico femminile diventa un problema. Per cui la donna potrebbe essere chiamata a leggere direttamente dal Sefer Torah, dal rotolo della legge, anche alla presenza di un pubblico maschile. Può erudirsi, può imparare, può trasmettere, ma non le viene concesso per decoro del pubblico. Devo spiegare, alcune preghiere, tra cui appunto la lettura sabbatica di una parte del rotolo della legge, non possono essere recitate se non alla presenza di 10 uomini ebrei secondo gli ortodossi o 10 persone ebree secondo i riformati. Questo si chiama minyan. Si dice che, appunto, è interessante che le preghiere importanti hanno bisogno di un gruppo, di un popolo, che non, l'ebreo non è soltanto nella sua unicità, è ebreo in quanto fa parte di un popolo. E si dice che probabilmente ci si rifà i giusti che non trovati a Sodoma e Gomorra, oppure i 10 esploratori inviati da Mosè in terra di Canaan. Comunque hanno storia antica. Però ripeto, mentre per gli ortodossi sono 10 uomini, nella Torah, la parola ebraica in questo momento non ricordo, invece per i riformati sono la presenza di 10 persone. Da questo divieto le donne, di partecipazione da parte delle donne al minyan è nato il matroneo nelle sinagoghe, o comunque se non il matroneo, la divisione, una tenda divisoria. Devo dire che oggi le donne ebree ortodosse all'avanguardia hanno ideato molte cose interessanti, per esempio uno che si chiama il partnership minyan. In questo modo hanno facoltà di esercitare la funzione pubblica seppur tra donne, oppure anche la divisoria, però donne da una parte, uomini dagli altri, ma ambedue leggono direttamente dal Sefer Torah. Poi ci sono molte altre iniziative nell'ortodossia che le donne sono riuscite a avere per attenuare le leggi negative su di loro, ma oltre all'impossibilità di avere ruoli all'interno del culto rimangono ancora molte limitazioni, e devo dire molte limitazioni che penalizzano la donna. Per esempio il get è il ripudio da parte del marito, non è un divorzio.
oppure in campo giuridico le donne non sono atte a testimoniare. Invece il ruolo delle donne nella riforma, voi sapete che si dice due ebrei e tre pensieri, proprio perché la Torah può essere interpretata in un modo o nell'altro. Allora dicevo, le donne della riforma hanno accesso ad ogni pratica sinagogale. E si è notato che la partecipazione delle donne allo studio e alla pratica religiosa porta a cambiamenti nei rapporti interpersonali, ma anche nella liturgia stessa. Ad esempio, una benedizione non gradita alle femministe che recitava «Grazie di non avermi fatto nascere donna», e gli uomini dicono «Perché loro hanno più doveri, la donna ne ha meno», viene trasformata «Grazie di avermi fatto nascere secondo la tua volontà». Faccio presente che anche gli omosessuali dichiarati hanno stessi diritti, matrimonio, titolo rabbinico. E nella benedizione impartita al popolo, che faceva riferimento solo ai nostri patriarchi, vengono nominate anche le matriarche. Non solo, sto parlando naturalmente dei riformati, come avete capito, non solo il bar mitzvah, il figlio del patto per il maschio, che quando è tredicenne entra a far parte della società adulta con diritti e doveri, ma anche il bat mitzvah, cioè la figlia del patto per la femmina, cioè le donne leggono direttamente dal Sefer Torah e rappresentano, entro quelle 10 persone che rappresentano il popolo, diventa una regola anche per le donne. La sacralità del matrimonio si fonda sulla pari dignità, uguaglianza tra i due coniugi, e quindi non c'è più il ghetto offerto dal marito, ma un normale divorzio. Già nel 1913 negli Stati Uniti veniva fondata l'associazione Women of Reform Judaism per sostenere la lotta per l'emancipazione femminile. 1913. Abbiamo dovuto aspettare il 1972 per la nomina della prima rabbina Sally Prisant, diplomata al Hebrew Union College di Cincinnati. E solo nel 1989, controllando l'archivio a Berlino, si è scoperto il titolo di rabbina riformata, anche se lei in realtà era ortodossa, concesso a Regina Jonas nel 1935. Lei, poveretta, morì a Auschwitz nel 1944. Ma storici e rabbini ignorarono questo fatto per 50 anni, casualmente. Ora, all'interno delle congregazioni riformate si contano più di 1 migliaio di donne rabbine. Ma se non ci fosse stato un uomo, Max Dinnemann, uno dei principali leader del movimento progressivo tedesco della fine del XVIII secolo e guida della Rabbinical of Germany Association, a riconoscere a Regina Jonas le doti necessarie a ricoprire tale incarico, questo cambiamento non sarebbe mai avvenuto. Quindi è importante in questa nostra opera, come avete detto molte di voi, di evoluzione della donna, anche in campo religioso, la collaborazione maschile, non certo per ricoprire i loro ruoli, ma per l'acquisizione di pari dignità. Ringrazio per questo il direttore di LIREC e anche il presidente di LIREC e i senatori che hanno parlato. E finisco con una citazione di una scrittrice, Adrienne Rich, di un libro intitolato Of Woman Born. Cosa vogliamo noi dai nostri figli? Vogliamo che loro scoprano nuovi modi di essere uomini come noi stiamo scoprendo nuovi modi di essere donne. Grazie. Grazie Franca, perché il tuo intervento ci ha fatto capire che storia fantastica e che forza, no? Anche in questo filone del giudaismo, l'ebraismo riformato, questa forza per cambiare le cose. E quanto sia importante questo uomo, tra virgolette, illuminato, che poi alla fine, con questo suo intervento, questa sua azione, ha reso possibile conoscere quella donna speciale che tu hai nominato, quella rabbina. Quindi diciamo che il tuo intervento mi sembra veramente bellissimo, perché si vede la battaglia che bisogna fare
e che poi si vede anche che arriva una luce dove uno non se l'aspetta, no? Ecco, quindi bisogna essere aperti a tutte le possibilità. Benissimo.